ilha. Deitada, és uma ilha. E raramente surgem ilhas no mar tão alongadas, ou tão prometedoras, enseadas, um só bosque no meio florescente, promontórios a pique, e, de repente, na luz de duas gêmeas madrugadas, o fulgor das colinas acordadas, o pajo. Distesa, sei un'isola, e di rado dal mare emerge un'isola sì lunga, con delle cale tanto seducenti, con quel bosco lussureggiante al centro e promontori a picco, e all'improvviso, nella luce di due albe gemellate, il fulgore delle colline risvegliate, lo stupore della pianura adolescente. Distesa, sei un'isola che percorro scoprendone le zone più ombrose, ma tu non sai se grido e chiedo aiuto o se ti mostro solo che mi inebri. Amica, amore, amante, amata, io muoio della vita che mi dai di giorno in giorno. David Muran Ferreira. Il Centro Studi Lusofoni, cattedra David Muran Ferreira, dell'Università di Bari e dell'Istituto Camões, promuove dal 2006 il Premio Europa David Muran Ferreira, con il patrocinio del Comune di Bari, della Regione Puglia, dell'Assessorato al Mediterraneo, Pace e Attività Culturali, delle Ambasciate del Portogallo, del Brasile, dell'Associazione Culturale Lusitana e della TAP Portugal. Il Premio Europa David Muran Ferreira si propone di diffondere la lingua portoghese e le culture dei paesi lusofoni, favorendo la conoscenza dei maestri e dei nuovi talenti che le animano. Sono due infatti le sezioni del premio. Una, intitolata Mito, riconosce una personalità eminente della cultura lusofona che si sia distinta nel campo delle lettere e delle arti, cinema, musica, pittura. L'altra, detta Promessa, premia l'opera di una personalità emergente, favorendone la pubblicazione e la divulgazione nel contesto europeo e mediterraneo. David Muran Ferreira, ne siamo certi, avrebbe condiviso con noi la scelta di dedicare questa edizione del Premio Europa ad Antonio Tabucchi. Italiano per nascita e portoghese per scelta, Tabucchi è scrittore europeo animato da grande passione civile, brillante e inflessibile polemista, lucido e severo testimone del suo tempo. Ma Antonio Tabucchi è stato anche, come David Muran Ferreira, un insigne cattedratico di letteratura portoghese, un raffinato traduttore di Fernando Pessoa, un efficace e prezioso divulgatore della lingua portoghese e delle culture lusofone. Con la lusitanistica barese, Antonio Tabucchi ha condiviso tanti anni di vita accademica e personale, partecipando attivamente come docente al dottorato di lusitanistica dell'Università di Bari e come membro della giuria a questo Premio Europa che vede oggi riuniti in questa sala tanti ospiti illustri che ringraziamo per averci onorati con la loro presenza. Ad Antonio Tabucchi, dunque, dedichiamo questo premio con gratitudine e rimpianto. E per usare un termine che si è conquistato il titolo di parola mito, con saudade, che sostiene Tabucchi, viene generalmente tradotta con nostalgia, parola inadeguata, ma soprattutto troppo giovane per un termine così antico come la saudade. Semmai, se proprio volessimo andare in direzione nostalgica, meglio tornerebbe all'uopo il desio dantesco, che nello strazio reca una tenera dolcezza, visto che quel desio a cui l'ora volge intenerisce il cuore a chi naviga in mari lontani.
ma della parola desio si è perso l'uso. Oggi lo si chiamerebbe struggimento, forse magone, per Eduardo Lorenzo, il maggior filosofo portoghese vivente, che si è fatto etnologo dell'anima lusitana. La saudade è qualcosa di più di tutto questo, quasi una categoria dello spirito che non si trova altrove, una stimmung che costituisce anche un labirinto nel quale i portoghesi sono penetrati o si sono rifugiati, senza riuscire a trovare più una via di uscita. Antonio Tabucchi. Adesso la parola al magnifico rettore Corrado Petrocelli per il saluto di grammatica e a Fernanda Toriello, responsabile scientifica del Centro Studi Lusofoni, il compito di parlarci del premio. Grazie. Innanzitutto il mio più cordiale benvenuto a tutti voi, ma un benvenuto speciale ai nostri ospiti, la Sua Eccellenza che viene per la prima volta nella nostra città e nella nostra università, Eduardo Lorenzo, ai premiati che avrete modo di conoscere questa sera e che, come è stato detto, rappresentano una delle caratteristiche di questa iniziativa, che sarebbe riduttivo definire premio per quello che ha alle spalle, per come è nata, per quello che rappresenta. È una individuazione faticosamente, dettagliatamente, analiticamente approdata dopo un periodo di sperimentazione, oggi ad un impatto che ha con il mondo letterario, delle arti visive, come abbiamo sentito, e della musica, notevole. Vedete, mi piace ricordare che non molti anni fa, nell'anno 2008, Giacinto Lucas Spires viene a Bari per ritirare il premio per la sezione dedicata alle promesse. E il 2008, io me lo ricordo non solo perché il premio gliel'ho consegnato io, ma perché quella fu un'iniziativa molto particolare in cui intervenne alla consegna del premio alla nostra iniziativa Maria Barroso, con un ricordo di Mario Soares che ovviamente fu tenuto. Quindi fu una circostanza molto particolare. Oggi apprendiamo, perché la notizia è di pochi giorni fa, che a proprio a Giacinto Lucas Spires viene consegnato il premio di letteratura Domingo Stasi Teixeira. Non è più una promessa, è stato qui riconosciuto come una promessa, il salto lo ha definitivamente consacrato. Ci piace quindi pensare che questo premio individui, quando individua le promesse, anche quelle che saranno i miti del domani, e così è già stato. Lo vedrete, fra i miti avremo personaggi che si sono affermati, personaggi che hanno raccolto eredità pesanti, perché chi raccoglie un'eredità come quella di Amalia Rodriguez raccoglie un'eredità pesante. Avremo giovani speranze nel campo delle arti visive, come nel campo anche qui della poesia, del teatro, della critica letteraria, e avremo poi persone a tutto tondo, perché credo che non spetta a me, spetterà alla giuria dire perché, ma parlare di Vasco Grazamora significa dover parlare di che cosa? Dell'aspetto del saggista, del giornalista, dell'uomo politico, dell'amministratore, del critico letterario, del traduttore, una personalità poliedrica che è giusto appunto definire mito. La ragione più profonda per cui questo percorso, e chiudo, vive è quella certamente di affermare l'importanza e l'identità della lingua e della cultura portoghese,
e di affermare che qui esiste un avamposto, esiste un bastione che studia e lavora su questo. Questo è testimoniato dalle esperienze di cui vi ho parlato, è testimoniato dalle iniziative che avete ascoltato, la lusitanistica qui è vissuta e continua a vivere attraverso queste iniziative. Se oggi noi siamo di fronte al sorteggio di biglietti aerei per gli studenti, è una cosa che avviene anche in vista del 5 di maggio, no? Per il giorno dedicato appunto alla cultura portoghese, questo è un elemento di continuità, lo stesso elemento per il quale l'attività appunto della cattedra dell'Istituto Camões è inserita adesso all'interno del nostro centro linguistico. Ma mi consentirete di chiudere, dopo questi toni alati che abbiamo ascoltato dalla nostra amica Nunzia prima, queste liriche che riportano tutta una serie di sensazioni che sono quelle che ci accomunano, perché le nostre radici, la nostra storia è quella, perché l'approccio nelle parole che abbiamo ascoltato di Tabucchi è oggi più che mai necessario che venga riaffermato in un momento in cui la dimensione produttivistica sembra ritagliare soltanto quello che ha a che fare con la cultura, e invece il momento è necessario, è quello di ripartire dalla nostra identità, dalle nostre radici, guardando avanti, perché soltanto con uno sforzo della creatività e dell'intelligenza noi possiamo superare questo momento, altrimenti non se ne esce. Bene, consentitemi di dire che tutto questo però è reso possibile perché molte sono le persone che hanno collaborato negli anni a queste attività, ma è stato reso possibile ed è possibile grazie alla costanza, alla tenacia e alla bravura di Fernanda Toriello, alla quale io, come ogni volta, ma ancor più questa volta per quello che mi riguarda da rettore, è l'ultima, chiedendovi di tributarle un applauso, mi unisco nel dire il nostro grazie. Sono molto grata della presenza innanzitutto e di questo applauso che mi onora e mi intenerisce, grazie davvero, mi commuove. Noi, come ha ricordato il Rettore Petrocelli, nel tenere a battesimo questo premio nel lontano ormai 2006, ci dichiaravamo convinti della necessità, cito, di consolidare la cultura europea, dell'urgenza di rendere compatibile l'Europa culturale con l'Europa economica e politica. E ora, molto più di allora, siamo sempre più convinti che la cultura svolga un ruolo strutturante e che sia vitale e irrinunciabile far sì che la cultura diventi una priorità nella costruzione europea. Se la cultura è all'origine dell'Europa in cui viviamo, il primo e forse ancora oggi il più difficile dei passi da compiere è quello di realizzare l'unità nella diversità. Un obiettivo difficile da raggiungere senza la conoscenza vera e profonda dell'altro, del diverso. Serve una conoscenza che vada al di là dei pregiudizi e degli stereotipi che sono forieri solo dell'incomprensione e del razzismo. Oggi questo convincimento, se possibile, si è vieppiù rafforzato. Scopo di questo premio, come è stato già detto, è far conoscere il Portogallo, i suoi miti e le sue promesse, la sua cultura, proprio perché è frutto della più straordinaria, a mio parere, complessa e riuscita operazione di mescidanza, di miscigenação, di sangue e di culture che la storia moderna ricordi.
Lisbona, la scintillante città luce, è l'emblema della mescolanza, con i suoi mille volti che attestano incroci con l'Africa, con l'India, con l'Oriente. Lisbona, diceva Antonio Tabucchi, lascia leggere anche sul volto dei suoi abitanti la vasta geografia del mondo. E in effetti il Portogallo, stando alle più autorevoli classifiche, è il paese più ospitale e meno razzista d'Europa. Ed è questa cultura della mescolanza che i portoghesi hanno portato nel mondo, in Brasile innanzitutto. È proprio in quest'aula che ha ospitato l'alta e dotta lectio doctoralis del romanziere brasiliano Jorge Amado, qui insignito della laurea honoris causa, è necessario ribadire quanto la conoscenza dell'altro, tanto spesso paventata, se non osteggiata e avversata, sia invece fonte di crescita, di arricchimento e di progresso. E la conoscenza dell'altro passa attraverso il dialogo, l'unione, la fusione, la mescolanza di sangue e di etnie. In quest'aula Jorge Amado, proclamando il suo orgoglio di aver lottato prima di tutto e soprattutto contro il razzismo, il più mostruoso abietto, mais monstruoso abjecto de quantus preconceitus limitan e degradan un ser humano, il più mostruoso e abietto dei tanti pregiudizi che limitano e degradano l'essere umano, sosteneva che esiste una maniera, una unica maniera, non mais, un'unica maniera per erradicare, per sradicare definitivamente il razzismo dalla faccia della terra e dal cuore degli uomini. Quest'unica maniera altro non è che la mescolanza delle etnie, del sangue e delle culture. Tutte le altre proposte portano inevitabilmente al razzismo. Il Brasile va fiero e ha ragione del suo meticciato, della sua cultura meticcia, e il suo contributo, questo è il suo contributo all'umanesimo universale. In Brasile gli indigeni, gli europei venuti sulle caravelle dei navigatori iberici, gli ebrei sfuggiti all'inquisizione, i negri arrivati dall'Africa nelle stive delle navi negriere adibite all'infame turpe traffico degli schiavi, gli immigrati provenienti dei quattro angoli del mondo, italiani, tedeschi, slavi, ungheresi, greci, arabi, giapponesi, in Brasile si sono mescolati al di sopra e contro ogni pregiudizio in una realtà unica e definitiva. Con questo premio il Centro Studi Lusofoni Cattedra David Mourão Ferreira dell'Università di Bari e del Camões, Ministero degli Affari Esteri portoghese, qui in questa città di Bari, con la sua storia millenaria di porte da sempre aperte al mondo, all'accoglienza dell'altro, del diverso, dell'ospite e del rifugiato, intende proporsi come ulteriore punto di irradiazione in Europa delle culture di lingua portoghese, anche per il loro grande contributo alle politiche di accoglienza e di integrazione tanto necessarie alla nostra Europa. Nel nome di David Mourão Ferreira, poeta e romanziere, saggista e drammaturgo, ma anche convinto europeista, raffinato traduttore e divulgatore della poesia europea, non si può non ricordare le parole con cui 50 anni or sono ha espresso la sua fede profonda nei valori della civiltà europea. L'Europa, diceva David, significa per me, prima di ogni altra cosa, una specie di proiezione geografica e storica del mio archetipo femminile, della mia anima, come direbbe Jung. L'Europa è al tempo stesso la madre sempre perduta, l'innamorata sempre ancora da sposare. In lei si intrecciano proprio per questo motivi di lagnanza con motivi di speranza. D'altro canto, quel Regnum Europe che sogniamo fin dai tempi di Carlo Magno non sarà forse per noi la promessa di un primo passo verso una fratellanza più ampia? No, non concepisco l'Europa come fine a se stessa. L'Europa è soltanto una tra le tante culture esistite e il suo obiettivo supremo dovrà essere pertanto quello di cooperare con le altre culture ancora esistenti. Solo in questo modo potrà redimersi dai peccati che le macchiano la coscienza. E speriamo che così sia. Grazie per l'attenzione. Thank you.
cascata in caracol. Camané, la voce, la musica, trovandosi a operare in un ambito, in un'epoca in cui regna ancora, a livello planetario e all'estero ancor più che in Portogallo, il mito giustamente granitico di Amália Rodrigues, Camané ha saputo ritagliarsi con intelligenza e sensibilità in questo ambiente affollato da una pletora di pretendenti alla successione un posto di rilievo, lavorando con acribia, di bulino e soprattutto contro ogni consuetudine per sottrazione di materia. Nel mondo del fado, che annette grande importanza all'aspetto esteriore e fa largo uso di gesti illustratori ed emblematici, Camané adotta un comportamento cinesico, riduttivo, minimalistico, bandendo quasi del tutto i gesti, anche i deittici, più generalmente connessi col linguaggio parlato. Utilizzando dunque la tecnica che agisce per sottrazione o, come diceva Michelangelo, per forza di levare, Camané elimina gli aspetti scenici più consolidati nell'immaginario fadista, al fine di esaltare la comunicazione verbale, la sacralità della voce, del verbo. La sua interpretazione, tutta tesa a rendere preminenti le atmosfere, le emozioni, le suggestioni dei testi, si concentra quindi sull'unico strumento della sua voce, messa a frutto magistralmente. Insieme alla sobrietà del suo stile, la giuria ha apprezzato anche le scelte operate da Camané nel selezionare i testi da interpretare, in gran parte di poeti portoghesi classici e moderni, nel solco della tradizione del fado d'arte, inaugurato non senza polemiche negli anni 60 dalla Sagra Triade composta da Amália Rodrigues, David Munon Ferreira, Alain Olmán. Nel suo repertorio Camané canta testi di poeti, molti dei quali inediti, che ripercorrono gran parte della migliore produzione letteraria portoghese, da Camões a Fernando Pessoa, da Antero de Quental a David Mourão Ferreira, con un'attenzione anche per giovani scrittori come Giacinto Lucas Pires. Per questi motivi, oltre che per la raffinata sensibilità interpretativa, per la nitidezza della dizione, per il contributo offerto alla diffusione della lingua e della poesia portoghese, per l'apporto dato all'affermazione del fado come patrimonio mondiale dell'umanità, la giuria del Premio Europa David Mourão Ferreira decide all'unanimità di assegnargli il Premio Europa David Mourão Ferreira, sezione Mito 2012. Consegna il premio il magnifico rettore Corrado Petrocelli. Invitiamo a ritirarlo Camané. Vai a caminho do sol. Os degraus quanto mais altos, mais estragados estão. Microfono, ecco la signora. Sì, adesso, prego. Os degraus. Muchas gracias. Muchas gracias. Grazie. Sto nervoso, io non parlo italiano. Io voglio cantare un poema perché non tenho, non sei declamar. E eu vou falar em português, tá bem? Muito obrigado. Eu não sei, não tenho talento para declamar, então eu vou cantar um poema, um dos poemas mais bonitos de David Mourão Ferreira. Eu queria dizer também que é uma honra receber este prémio, foi fantástico. Queria agradecer ao júri, queria agradecer a todas as pessoas. Estou sem palavras, se calhar o melhor é cantar. O poema chama-se Espelho Quebrado. Com o seu chicote o vento
quebra o espelho do lago. Em mim foi mais violento o estrago, porque o vento ao passar murmurava o teu nome depois de o murmurar. Deixou-me tão rápido, passou, nem soube destruir-me. As mágoas em que sou tão firme, mas a sua passagem em vidro recortava no lago a minha imagem de escrava. Oh, líquido cristal dos meus olhos sem ti, em vão vendaval pedi para que se quebrasse o espelho que me luta e me deixasse a face enxuta. Em mim foi mais violento o vento. E adesso un po' di buio per godere meglio di alcune immagini che vi mostriamo. Diga, Santa. Madonna, Aurora ligou o destruído. Perdeu tudo. Minha querida Pilar, esta vez não teve nada a ver com as outras. Foi de um sonho. De um sonho. Senhor, olhai por Dona Aurora, que tem andado bem tranquila. Concedei-lhe alguma paz de espírito. Dona, a senhora está-se a sentir mal. A Pilar é tão boa que não imagina os crimes das outras pessoas. Horrores que eu terei vergonha de confessar. Eu sei que estou a pagar por isso. Tem que encontrar a senhora quer vê-lo. Tem que ir rápido, a senhora vai morrer. A Aurora tinha uma fazenda em África, no sopé do Monte Tabo. The night is bright and gay, but I'm so blue. My heart must have its way, I must dream of you. That's why I cry into my lonely wine. Lonely wine. Your picture on the wall, your smiling face brings back the memories of your embrace. I start to cry into my lonely wine, lonely wine. Teardrops fall, but all they bring is heartaches. It's better if I never think it all. Il cinema del giovane regista Miguel Gomes sin da subito si caratterizza per un alto tasso di innovazione nell'affrontare vari aspetti della cultura portoghese,
Dopo l'esordio nel 2004 col lungometraggio La faccia che ti meriti, ha girato nel 2008 Quel caro mese di agosto, il secondo lungometraggio che lo vede, senza pregiudizi o didatticismi, ibridare il genere documentaristico con il dramma intimista per lanciare uno sguardo obiettivo, ma anche affettuoso, sull'incontro-scontro tra i costumi tradizionali e la realtà attualissima dell'ambiente rurale. Erghenir e dintorni, in questo caso, dove fanno ritorno per trascorrervi le ferie molti emigrati portoghesi, desiderosi di apprezzare la vecchia cultura dei luoghi natii, forzatamente scambiata con quella dei vari paesi europei della dispersione lusitana. Con Tabù, le immagini che avete visto del 2012, la sua opera più recente, Miguel Gomes allarga il suo interesse per la portoghesità e per il fenomeno della saudade, prendendo in esame la storia del colonialismo portoghese in Africa. Giustamente è stato detto che il cinema è ciò che rimane degli imperi dopo che il tempo ne ha dimenticato la grandezza. Miguel Gomes però si guarda bene dall'emettere facili giudizi, dandoci un affresco della vita nelle colonie portoghesi, tutto giocato tra il piano della storia personale di un gruppo di europei e la storia con la S maiuscola, mostrandoci gli effetti della politica coloniale sui protagonisti di una struggente storia d'amore e sulla società portoghese di oggi. Il tema della saudade è affrontato attraverso il confronto diretto tra presente e passato, un confronto accentuato dall'innovazione formale di una specie di film muto in bianco e nero, che costituisce la seconda metà del film e che ha incantato gli spettatori del Festival di Berlino, del cinema di Berlino. Con un percorso compiuto in senso opposto a quello di Manuel de Oliveira, Miguel Gomes, con questo film, in gran parte muto, oltre che in bianco e nero, riafferma con forza il primato dell'immagine sui dialoghi, il predominio della comunicazione visiva sulla comunicazione verbale. Per l'elevato valore artistico della sua produzione, per il modo attento e articolato con cui affronta vari aspetti della cultura portoghese, per il carattere di opera aperta alla partecipazione attiva dello spettatore, la giuria del Premio Europa, David Morón Ferreira, è lieta di attribuire il premio Promessa a Miguel Gomes, autore di un'opera che, già decisamente notevole, promette ancora molto per il futuro. Un futuro verso cui è proiettato al punto da non poter essere qui, perché è impegnato contemporaneamente su due set diversi. Però Miguel Gomes ci ha mandato un video per salutarci e per ringraziarci. Bonjour, je ne suis pas Miguel Gomez, mais je suis étudiant au Frénois, une école d'art et de cinéma, où Miguel Gomez est notre professeur. Miguel Gomez n'est pas un très bon professeur, parce qu'aujourd'hui il nous a appris un poème de David Morán Freire, un poème portugais. Nós temos cinco sentidos. São dois pares e meio de asas. Como crees o equilíbrio? Muito obrigado ao Júlio pelo prémio e nós tentámos traduzir este o poema e foi impossível, o que quer dizer que é um grande poema. Muito obrigado. Il premio Pasquale Guaragnella, responsabile amministrativo del Centro Studi Lusofoni, e in sua vece lo ritira David Ferreira. Prego, giratevi in questa direzione. Grazie.
Il mio italiano è malissimo, scusate. E Miguel Gomez ha già ringraziato, ma devo dire qualche parole personale. Per parlare di Vasco Grassamore, Camané, Daniel Jonas e Miguel Gomez, non avete bisogno di me, perché questo giuri con il professor Eduardo Lorenzo, Richard Zenit e il professor Fernando Toriello sa meglio che nessuno la qualità di queste persone. Ma devo dire qualche cosa. Professor Vasco Grassamore, devo dirgli che li ringrazio moltissimo di essere qui, perché sta con una convalescenza. Sì, una convalescenza, e tutti noi desideriamo che lei sia benissimo, pronto. Sappiamo che sta qui per tutta l'amicizia per il mio padre e li ringraziamo moltissimo. Ma allo stesso tempo gli chiedo di scusarmi, perché ogni volta che qualcuno mi dice abbiamo bisogno di una persona che sappia parlare dell'opera di tuo padre, di David Manon Ferreira, io sempre dico Vasco Grassamore, scusatemi. Camané lo conosco bene e siamo amici fra molti anni già, e Camané non soltanto è uno dei più grandi cantanti della lingua portoghese, ma anche con Amália l'unico che sa veramente bene cantare le parole di mio padre. Ma Camané prima di venire qui aveva un show pieno e si era rimanuto a Lisbona 2 giorni più, le 3 notti sarebbero piene, ma preferisci di essere qui e le ringrazio. A Daniel Jonas 2 cose, la prima è che mi dispiace di non conoscere la sua opera, ma sono sicuro che avrò grande piacere a leggerla, perché se questo giuro lo accetto, perché sicuro è buonissima. Finalmente Miguel Gomez, mi piace moltissimo la sua opera, e devo dire che mio padre era un grande amante di cine, e con mio padre ho imparato a vedere registi come Eric Rohmer, come Ingmar Bergman e come Federico Fellini. Una volta a Roma mio padre ha trovato in un negozio di libri Fellini e è arrivato come un fan, scusi, lei è Fellini? E hanno parlato qualche minuti. Mio padre molte volte veniva qui in Italia perché era una patria del suo spirito. E sempre prima di prendere l'aereo lui diceva, ho paura perché qualche volta vedeva qualche televisione italiana e lui diceva, l'Italia non è più l'Italia, credo. E poi arrivava in Italia, quando tornava era più giovane, era più incantato con il vostro bellissimo paese. Io ringrazio moltissimo la città di Bari, all'università, al Centro Studi Lusofoni e alla professora Fernando Torielli, il magnifico rettore ha detto bene quando ha parlato di bastione, di avamposto della cultura portoghese. Ieri quando prendevo la cena stava inviando un SMS per Lisbona e giù diceva la gente che era alla tavola e mi hanno chiesto, ma come, no tutti insieme? Sì. Professor Eduardo Lorenzo, Richard Zenit, Vasco Grassamore,
Daniel Jones, sì, professor Atoliello, grazie tanto. Poiché è stata citata la città di Bari, consentitemi di salutare l'assessore Gianluca Paparesta, che ci ha raggiunto, rappresenta qui l'amministrazione comunale, il sindaco che non è potuto intervenire. Grazie assessore Paparesta per il suo intervento. Confiava que, sendo Mitsubishi, a minha pena haveria de saber escrever haikus como Basho. Assim não é. De nipónica, a minha pena nada tem. A minha pena é portuguesa. Canta o fado como ninguém. Speravo che, essendo Mitsubishi, la mia penna riuscisse a scrivere haiku come Basho. E invece no. Di giapponese la mia penna non ha niente, no, la mia penna è portoghese, canta il fado, come altri, no. La mia poesia ha avuto un esaurimento nervoso, non sopporta più le parole, dice alle parole, parole, andate via, andate a cercarvi un'altra poesia dove abitare. La mia poesia ha di queste cose, di tanto in tanto. Riesco a vederla lì, sdraiata, in un letto di lino tutto bianco, senza prospettive né desideri. E se ne sta in un silenzio smorto, come una poesia clorotica. Le domando, posso fare qualcosa per te? Ma mi fissa soltanto negli occhi. Se ne resta a osservarmi a occhi vuoti e bocca secca. La vittoria di Samotracia è più o meno la mia storia sentimentale. Avevano tutte un corpo e ali finanche, ma testa poca. Daniel Jonas. Leggo le motivazioni della giuria con Daniel Jonas a fianco. Invece di un nome, due. Nome di profeta, di verbo destinato a decifrare il mistero stesso del destino, che è duplice di chi non ha nome e di noi in viaggio dentro o alla sua ricerca. È di una evidenza perentoria la poesia di Daniel Jonas. Un grido chiaro che viene dal centro più oscuro, dal ventre della balena, ho alzato il mio grido. Un grido allo stesso tempo cosciente della sua vocazione salvifica, cosa rara in un tempo di disperazione, che un giorno lo deporrà sulla spiaggia della vita. Il poeta di No e di Fantasmi Inquilini e anche il traduttore di Paradiso Perduto, un grande dono come la Divina Commedia tradotta da Vasco Grasamura. Di un'epoca d'oro per le versioni in portoghese, di opere fino ad oggi poco o niente accessibili. Si spiega forse così la forza e la violenza legittima del suo verbo e delle insolite immagini che lo traducono. Questa sua ricerca nel giardino di Dio non finge le angosce e le disperazioni della lunga eredità romantica. Celebra un incontro da sempre inscritto nella voce che lo ricorda. Sei tu. Ti riconosco, mio Signore, più nulla posso darti. Il mio amore non può incalzarti o impietosirti. Cantico enigmatico che evoca in un tempo di angeli morti la Reggiana di José Regio, biblica lotta di Giacobbe e l'angelo, o il dialogo con le tenebre che Psoa ha sostituito alla luce eterna. Senza dubbio una voce, quella di Daniel Jonas, singolare, originale, nella visione e nell'espressione. Estraneo a questo mondo, osai sentire il raso terra delle cose,
la crisalide mattina, il dilatarsi della sera, la pallida vedova e il suo corteo rilucente, sentendo un sentimento pieno e fondo solo al vedere un paese che dorme, un cane che latra, un treno che parte. Non è facile collocare un poeta che è ai margini delle più influenti presenze poetiche della sua generazione. È soltanto un essere sensibile e anche provocatoriamente sensibile al suono della sua voce, alla misteriosa tematica a cui ci dà accesso, la quiete. È un conquistatore di Dio nei labirinti iperrealistici della sua immaginazione. Ascoltare Daniel Jonas è la ricompensa più grande per chi ha avuto la sorpresa di leggerlo. Per l'autore di Fantasmi Inquilini, l'unico tema è quello di una poesia da sempre impossibile, se non morta. Nelle sue composizioni opera una specie di sepoltura sublime dell'inesistente e superesistente barca poetica, che ha la forma del suo ambito mitico, quella della balena e del suo miracoloso pellegrino. Da Omero a Rimbaud ad Eliot, da Herbert Elder a Ruy Bellu, Daniel Jonas sta marcando il suo territorio con i suoi fantasmi mitici. È una specie di viaggio, di addio al trauma senza nome che lo rende poeta al contempo classico e postmoderno. Per questi motivi la giuria del premio David Mouron Ferreira decide di assegnare il premio Promessa 2010 a Daniel Jonas. Consegna il premio Edoardo Lorenzo, lo ritira Daniel Jonas. Em vez de corvos no chale, gaivotas vêm a pousar. Quando o vento leva o baile, baila no baile com o mar. Quando o vento leva o baile, baila no baile com o mar. De conchas o vestido tem algas na cabeleira. Uma ou duas palavras em português. Magnífico reitor, excelências, o meu ajudante de guarda-livros lembra-me muito insistentemente de que é na arte e não na vida que reside, como bem cantaria e em versão mais linda do que o já lindo e muito pessoano original de José Mário Branco, um dos galardoados aqui presentes. Reside, dizia, essa coisa que é linda. Em busca dessa coisa linda, deste subtil sublime, da beleza que suspende, presto à minha musa uma liturgia sem concessões, sob pena de praticar por vezes a ininteligibilidade da alma, almejando, entre outras razões, poder dar novos mundos ao mundo da minha língua. O desidrato deste sudário em que me escrevo é também poder ser aqui ou ali reconhecido pelos meus pares. Eis-me perante vós, num desses momentos. Agradecido, reconhecido, sensibilizado. Credo que me concedeis uma subida honra. Honra essa que reivindica uma gratidão especial. Professora Fernanda Toriel, aos membros do júri, à família do distinto patrono do prémio, David Mouron Ferreira, a Rui Costa e aos meus três distintos colegas aqui consagrados, a minha admiração e o meu muito obrigado. Daniel Jonas, voi fate un discorso che mi mette un po' in difficoltà di fare la traduzione, però le cose più importanti che lui ha detto qui è del suo grande piacere, del suo grande onore di essere qui con le persone con cui è stato nominato.
soprattutto di questo percorso, di questo ufficio, se mi permette Daniel di chiamarlo, che è l'ufficio del poeta. È un punto un po' particolare, anche per chiamare poeta a qualcuno c'è bisogno di essere più che una promessa, e Daniel Jones è un poeta, e abbiamo qui un poeta, e non è stata una traduzione perfetta di quello che lui ha detto, però è quello anche che mi va nell'anima. Grazie Daniel. Ainda, no filme, o homem cruza o skyline de helicóptero ao amanhecer. Por sobre o Hudson, ainda há luzes e zonas de névoa esbranquiçada. A mulher espera-o num terraço elevado. Apoia uma das mãos no gradeamento e perscruta. O céu ainda pálido. Então, a cena. Ainda sem saber... Nel film l'uomo attraversa lo skyline in elicottero, sul far del giorno. Sull'Hudson c'è ancora luce e zone di nebbia biancastra. La donna lo aspetta su un terrazzo, là in alto. Appoggia una mano al parapetto e scruta il cielo, ancora pallido, e fa un cenno di saluto, senza sapere ancora se lui la intravede. È in accappatoio e si è svegliata da poco, spettinata, e mattiniera di sonno e vento. L'elicottero si posa dopo vari sobbalzi. L'uomo esce e scende la scaletta curvandosi sotto il movimento delle pale ancora in moto. Alza la testa verso l'appartamento. Esita qualche istante, orienta lo sguardo, la vede ancora contro il sole e saluta anche lui. Prende la valigia e s'avvia a piedi incontro a lei. È mattina, è Manhattan. Passano le auto sui viadotti e sanno entrambi che ancora li aspetta. Gli spetta un effimero mutuo incanto che dolendo perduri fino a più tardi. Nuova York ha di queste saggezze, quasi in bianco e nero, riflesse sull'acqua, come il saluto già scambiato, o la pelle delle cose non più dette, o il tempo tutto all'improvviso, ancora, senza che debba esserci, un giorno seguente. Vasco Grassa Mura. Aspetta. Lo facciamo accomodare mentre leggo le motivazioni del premio. Grazie. Sì, sì. Questa microfono. È la dimostrazione che 10 anni fa io avevo un'altra attività. Poeta, saggista, romanziere, così... Con una sobrietà davvero rara si presenta e si definisce culturalmente Vasco Grassa Mura, l'autore di Strumenti di malinconia, sulla copertina della sua ultima e recente incursione nella nostra e altrui foresta di inganni della letteratura. A tanta sobrietà si potrebbe aggiungere anche la sua qualità di critico letterario, dall'erudizione enciclopedica e in particolare di originale studioso di Camões, così come si potrebbe ancora aggiungere la sua qualità di traduttore emerito di personaggi del calibro di Dante, Petrarca, Racine e di altri autori del Pantheon dell'Occidente. E come se tutto ciò non bastasse,
Uomo di azione, politico impegnato e polemista appassionato e temuto. Basterebbe uno solo di questi titoli per renderlo degno di qualunque premio, non solo nell'ambito della cultura portoghese, ma anche della cultura occidentale in senso lato. Vasco Graça Moura rappresenta, come pochi altri autori, la tradizione culturale e letteraria così tipicamente portoghese, che è quella specie di barocchismo universale, temperato però da un illuminismo non meno cosmopolita di lettore onnimodo. Un barocchismo che ha avuto i suoi riferimenti mitici in Francisco Manuel de Melo, in passato e ai nostri giorni in Georges de Sena, che è, in fin dei conti, un classicismo che sa di essere mortale e che osa questa consapevolezza convertendola in facezia, come è testimoniato molto bene dalla sua poesia e dalla sua opera narrativa. Come poeta, da molto tempo, Vasco Graça Moura è diventato indiscutibilmente un classico e non è meno meritevole di menzione come narratore. Al pari di Borges, rivisita e ricrea il passato mitico della nostra memoria scritta per meglio e più approfonditamente captare il presente, il suo e il nostro. In piena crisi della narrativa, come coscienza di se stessa, Vasco Graça Moura non si schiera con quanti chiosano senza fine la morte annunciata del romanzo. Vasco Graça Moura la prende sul serio, conscio che la narrativa è sempre esistita come lotta tra la realtà e le ombre. A poche persone un premio nel nome di David Mourão Ferreira si attaglierebbe meglio. Entrambi sono uniti, oltre che dalla familiarità con la memoria poetica dell'Occidente, anche da una comune ammirazione per uno dei grandi romanzieri portoghesi della prima metà del XX secolo, Vitorino Nemésio, autore di Cattivo tempo nel canale. E in questa non casuale convergenza, quale migliore omaggio per entrambi che celebrare il talento multiforme della visione del mondo, incantatrice e vitale, di un autore che è plurimo nella sua ricchezza, ma uno nella sua volontà di identificarsi, da esperto musicologo qual è, con la febbrile e folle pluralità del mondo? E in quale specchio più luminoso si riflette questa visione? In una poesia che Vasco Graça Moura canonicamente dedicò al famoso Salmo So Glorios, che lui stesso a sua volta ha commentato. Non sono molti, sono molto pochi i poeti che inventano la poesia portoghese come radicale scossone del mondo o metafora vibrante che lo raffigura. In riconoscimento dei suoi molteplici e multiformi meriti, la giuria è lieta di conferire a Vasco Graça Moura il Premio Europa David Mourão Ferreira, sezione Mito 2010. L'ambasciatore del Portogallo, Sua Eccellenza Manuello Vantunes, lo ritira, Vasco Graça Moura. Quando vento leva un po'. Magnifico rettore dell'Università di Bari, signor ambasciatore di Portogallo, eccellenza, illustri cattedratici, carissimi membri della giuria, professoressa Toriello, professor Edoardo Lorenzo, Richard Zenit, carissimo David Mourão Ferreira e carissimo Antonio Tabucchi, se per caso mi sentite là dove vi trovate, illustri membri dell'assistenza, cari amici e studenti. Questa cerimonia ha un significato molto particolare per me. L'Università di Bari mi fa l'onore di consegnarmi un premio che porta il nome di un grande poeta, di un grande amico, un grande poeta,
ed un grande europeo, David Maron Frey. Dell'amico diletto ed incomparabile, scomparso 17 anni fa, io posso soltanto parlare con affetto estremo ed evocare la sua memoria nel senso pieno della cosiddetta soldato portoghese. Ogni volta che penso a lui, lo ricordo con emozione come duca, maestro e signore, sia nella vita che nella cultura. So anche che non avremo il tempo di parlare delle opere letterarie che David ci ha lasciato, né degli straordinari monumenti critici della sua saggistica, ma vorrei fermarmi su qualche aspetto del suo profilo intellettuale. Mi chiedo dunque se abbiamo tutti la consapevolezza delle rete elaboratissime, delle coordinate identitarie che ha permesso al suo lavoro letterario di appoggiarsi sulla matrice della civiltà europea, presenza costante nella sua creazione, nel suo pensiero ed anche nell'implicazione geoculturale, se posso usare questo termine, delle sue attitudini etiche, politiche ed artistiche. Da Omero a D'Annunzio, da Catù ad Alberto Savinio, da Dante Petrarca a Leopardi e Sabba, dai grandi classici europei ed intemporali a quelle che sono più vicine a noi e che riprendono la proteica eredità di questa Europa, possiamo dire che tutto diventa nell'opera di David Maron Frère il pretesto di una dinamica incessante di metamorfosi e trasfigurazioni, di musiche verbali e di esplorazioni ritmiche e morfosemantiche senza uguali nell'attuale letteratura di lingua portoghese. Nella sua dialettica sottile e personalissima, in cui si ritrovano anche le impronte di Paul Valéry e quelle di Fernando Pessoa, David si innalza proprio come una figura mediterranea, sensibile non soltanto a questo immenso patrimonio della letteratura e dell'arte, ma anche ai paesaggi, alle atmosfere, alle figure, all'espressione della condizione umana, alle tradizioni e alle emozioni caricate nel trascorso dei secoli fino alla sua sofisticata ars poetica personale, al suo liturgico ed esistenziale In Memoriam Memoriae, dove si ritrovano il sacro ed il profano, il classico ed il manierista, l'erotico e il sensuale, l'intellettuale edonista e il prestidigitatore dialettico, la libertà e il rigore, il sentimento del tragico e l'intuizione cosmica, la citazione e l'invenzione, il mormorio dell'effimero e il bronzo oraziano più durevole dei monumenti della parola, la luminosità del verbo e l'oscurità del mistero. Prendiamo un testo poetico di David. Siamo immediatamente colpiti da questo fremito inaspettato, da questa sorpresa vibrante fra il suono ed il senso, fra la materialità sonora della parola e i suoi ingredienti significativi, esplicita o implicitamente. Sentiamo il poema nel peso o nella leggerezza del suo crescendo sillaba a sillaba, come verbo e musicalità, voglio dire come opera d'arte in progress, nel momento stesso in cui si presentano come esigenze estetiche di un'unità plausibile e possibile. David conosceva tutte le basi teoriche della sua arte, da Quintiliano fino ai strutturalisti, ma quello che è veramente importante nei suoi poemi è questo intenso fuoco di concentrazione stilistica fra la mente e la sensualità, che ne fa degli artefici verbali inesauribili, dove si può subitamente scoprire un nuovo rapporto fra l'uomo, la parola e il mondo. Molti anni fa ho sentito leggere in pubblico alcune stanze del nono canto dei Lusiadi, nostro poema nazionale, precisamente là dove Venere prepara le sue ninfe per l'accoglienza erotica ed allegorica dei navigatori. E mi sono reso conto che lui leggeva ogni frammento sonoro dell'episodio
come un regista intende un montaggio cinematografico. Sono convinto che leggeva così, non per farci intendere meglio l'episodio camoniano nella sua forma canonica, ma per godere lui stesso, una volta ancora, il making of del testo, l'impulso del suo disegno interiore, quello che nel Seicento il teorico italiano Lomazzo chiamava nella sua etimologia fantastica disegno, segno di Dio in noi. Ma questa personalità singolare, che combinava le sue origini atlantiche con la sua esperienza vissuta e la sua Weltanschauung europea, ritrovando un magico filtro mediterraneo fatto dal suo fascino greco ed italico, dal suo senso folgorante ed enciclopedico dei grandi maestri delle arti e di un'acuta percezione dell'attualità, era anche un europeo assolutamente convinto della necessità della costruzione europea. Oggi ci sarebbe possibile di comparare David ad un Cadmo, il fratello di quell'Europa, un bel giorno rapito da Giove su una bianca spiaggia della mitologia, in cerca di sua sorella, una sorella di cui avremo un bisogno sempre più urgente, senza ancora sapere dove si trova, mentre combattiamo i draghi inaspettati che ci appaiono sul nostro fragile percorso. La sezione mito di questo premio, Europa, ha dunque per me il doppio significato di evocare un amico ed un autore così grande come David Morin Frère e di preoccuparsi di un'essenziale dimensione europea che sottoggiace alla lingua che parliamo, anche se lei nel frattempo è divenuta planetaria. Il problema del mito diventa ancora più interessante visto da quest'angolo. Il portoghese trasporta una visione storica ed esistenziale nel mondo, questa è un'espressione cara a George Steiner, dove i sedimenti vitali della sorgente europea di cui è nato come lingua latina sono una presenza viva, aperta e assolutamente indimenticabile. E si possa citare un storico francese, dirò quello che lui ha detto in un'intervista qualche anno fa: Nous sommes tous des bâtards et des métis, c'est pourquoi nous sommes intelligents. Io credo ancora che si tratti anche di andare in cerca di un'Europa come insieme più o meno vasto di miti letterari sovrapposti, mescolati e scoperti nella tradizione e nell'innovazione creativa e nei loro riflessi nella nostra lingua. Europa mito sarebbe allora il riprendere di tutta un'eredità che si innalza sull'orizzonte culturale di una contemporaneità transcontinentale fatta in lingua portoghese. Ricevere un premio dell'Università di Bari, che oltre al nome di David Morin Frère si chiama anche Europa, rappresenta dunque un'enorme responsabilità per i laureati. Forse io dovrei dire non sono dignus di questo onore che mi è fatto. Ma non vorrei discutere davanti a voi dei meriti più che relativi che sicuramente sono stati presi in considerazione da una giuria fin troppo generosa. Posso soltanto dirvi che anch'io ho fatto e faccio la mia modesta lotta pro e per l'Europa, anche sul piano della letteratura e della civiltà. Questa è necessariamente per me un'Europa dei valori etici e culturali, della pace, della solidarietà e della giustizia, dell'armonia e della responsabilità di vivere in questo nostro mondo. Voglio dire, questa è un'Europa alla misura dell'uomo e della sua suprema dignità. E questa è anche l'Europa figurata nell'emblematico ritratto di Fanciulla scritto da David, che aspetta noi, tutti noi, e che ricordo nella bella traduzione di Fernando Torriello. Ovunque la vedesse, una cosa era certa: in una strada, in un bar, in un museo, su un molo, mi lasciava capire che mi stava aspettando, mi lasciava capire che si chiamava Europa. Grazie. Chiedono di accomodarsi qui. E non vi dico niente. Amor, che a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Quand'io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse che pense. Quando risposi cominciai, o lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai. Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor. Tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggivamo un giorno per diletto di Lancillotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangea, sicché di pietade io venni men, così com'io morisse e caddi come corpo morto cade. È proprio una blasfemia di leggere in portoghese questo passaggio. Ma vi dirò anche che c'è un simbolo in questi versi che è una sintesi di tutta la poesia d'amore portoghese, da Camões, dal nostro 500 al Favo. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Amor, che amado algum amar perdoa, tomou-me seu prazer assim tão forte, que como vês ainda se apregoa. E amor nos conduziu a uma só morte, que ainda ao que matou dá recompensas. Suas falas nos chegam desta sorte. De ouvir estas almas tais ofensas, baixei o rosto e assim fiquei de espaço até o mestre me dizer que pensas. Respondi-lhe, ai de mim, ora que faço, que doces pensamentos e desejos lhes impuseram doloroso passo. E o Zen, querendo assim, disse nesse ensejo: assim, Francisco, o teu martírio pôs-se a fazer-me chorar de triste pejo. Mas no tempo do suspirar tão doce, a que e como concedeu amor, que tão dúbio desejo nascer fosse. E ela a mim, nenhuma dor maior do que a de recordar tempo feliz já na miséria, e o sabe o teu doutor. Mas tu, sem conhecer qual a raiz primeira deste amor, pois estava feito, digo-ei como quem chora enquanto diz. Um dia, a ler com ele, me deleito do Lançarote o amor como aprendeu, éramos sós e nada a nosso suspeito. Várias vezes o olhar nos suspendeu, essa leitura deu pálido aviso, mas foi um ponto só que nos venceu. Quando lemos do desejado riso a ser beijado por tão grande amante, e este, que de mim seja indiviso, a boca me beijou toda anelante. Galeote foi o livro, e quem o disse, nesse dia não lemos adiante. Como um espírito isto referisse, chorava o outro, e em mim tal pena vi, que foi qual se a morrer eu me sentisse.
que como um corpo morto assim caí. Che bellissima lingua! Ringraziamo infinitamente Vasco Grassamura per la traduzione, per la lettura di questi versi del quinto canto dell'Inferno di Dante. E adesso proseguiamo con l'estrazione di due viaggi a Lisbona, offerti dalla TAP Portugal, e proseguiamo con l'assegnazione di un terzo viaggio in cui il Centro Studi Lusofoni, in occasione della Giornata Internazionale della Lingua Portoghese, che per l'esattezza si festeggia il 5 maggio, premia la frase più efficace per definire la lingua portoghese, appunto, selezionata tra quanti ne hanno proposta una inviandoci un loro tweet. E proseguiamo col premio. A condurre l'estrazione sarà Pasquale Guaragnella e a consegnare i premi l'ambasciatore del Portogallo, Sua Eccellenza Manuel Lobo Antunes. Vi aiuto. Ecco, qui in questa scatola ci saranno i nomi da estrarre. Vi aiuto nel... ecco così. Allora, ecco qua, togliamo questa di mezzo, quindi la mettiamo qua. Ecco qua, leggiamo. E questo classici, ecco, forse questo bisognerebbe leggere. Classici. Ah, ecco. Allora, il premio va per il flight number TP521. Chi tiene? 521. Ancora uno, buon viaggio allora a Lisbona. La peste è molto meglio. Perfetto. Allora, adesso, flight TP 599, 500, no, 599, 599, 599. Non c'è nessuno che ha questo numero? TP 599, sì sì, detto benissimo. 599. 599. Eccolo qua, eccolo qua. Confermiamo. Detto nome? Giussi. Buon viaggio allora a Lisbona. Aspetta, vieni, vieni. Tieni questo, altrimenti poi anche questo per te. E adesso invece la premiazione per la frase più efficace per definire la lingua portoghese. Voglio dire due parole molto brevi. Io parlo peggio italiano che David, ancora peggio italiano che David. Sarei molto breve, magnifico rettore, professoressa.
studenti, è un piacere e un onore per me essere qua con voi a Bari. Ringrazio moltissimo questo invito in questa situazione, occasione sì speciale e importante per tutti chi impara la lingua portoghese. Due parole per ringraziarvi il fatto di amare il mio paese e di amare la mia lingua, il portoghese, che è una lingua, dirò, umana, umanistica, non so se si potrà dire così in italiano, ma che è una lingua che cerca colpire, lo credo, lo più intimo della essenza dell'uomo, della cultura europea, della nostra storia in questo mondo. Il portoghese, credo, è oggi una lingua moltissimo importante e di più in più importante, ma lo che voglio veramente dire è che sono molto grato come ambasciatore del Portogallo a Italia, che ha detto voluto imparare il portoghese, amare il Portogallo, conoscere la sua cultura e lo più intimo della nostra alma. Grazie a tutti per vostra comprensione, per vostra amicizia, per il vostro lavoro e mi chiedo qua. Grazie mille. Il sigillo dell'università. Grazie mille. Vem a pousar quando o vento leva o baile. La frase. Vem o baile com o mar. Quando o vento leva o baile. Baila no baile com o mar. Sim. Prego, assessora. Tem algas na cabeleira e nas veias. Buonasera a tutti, buonasera a Sua Eccellenza l'Ambasciatore, agli illustri premiati, al magnifico Rettore, ai professori, alla giuria tutta di questo premio così importante per la nostra città. Porto il saluto dell'amministrazione comunale, del sindaco Michele Emiliano, che è impegnato purtroppo in un consiglio comunale e mi ha pregato di essere comunque presente per testimoniare la vicinanza della nostra città, della nostra comunità barese a questo importante premio e soprattutto al significato che questo premio ricopre. Un premio per l'Europa, l'integrazione proprio della nostra città legata a una nazione come il Portogallo, la volontà di conoscere e apprendere le usanze, la cultura, il cinema, la poesia di un paese come il Portogallo che ci è molto vicino. E quindi da parte dell'amministrazione comunale un grazie per la vostra presenza qui, un complimento particolare agli illustri premiati e sono certo che questa manifestazione ha lasciato in tutti quanti noi presenti un grande momento di ricordo e di vicinanza al vostro paese. Grazie. Grazie. Adesso devo annunciare il vincitore che ha scritto la più bella frase alla domanda «Cos'è per te la lingua portoghese?». E la frase è questa, in portoghese. Per me, la lingua portoghese è una canzone tão harmoniosa che quando a ouço conduz a minha alma
naquela terra onde o meu corpo nunca foi, mas o meu coração nasceu. E a autora de esta frase é Alessandro La Morte. Di aver partecipato a questo premio Europa David Mouron Ferreira, e i saluti finali adesso li facciamo lasciare al nostro magnifico rettore Petrocelli. Non sono saluti finali, sono un arrivederci. Nel ribadire il ringraziamento ai colleghi, alla giuria, a tutti i nostri ospiti che sono venuti qui. Stasera, come vedete, ancora una volta c'è stato un testimone ideale. È bello che questo testimone sia stato passato qui, nell'aula magna della nostra università, che noi chiamiamo comunità universitaria, perché siamo una grande famiglia di tante persone. Gli studenti compongono la maggior parte di questa famiglia, perché noi abbiamo scritto nel nostro statuto che non conosciamo discriminazioni né di razza, né di politica, né di religione, né di genere, né etniche, perché questo è il nostro mestiere, quello di accogliere gli altri e di confrontarci con loro. E stasera abbiamo ascoltato i nostri amici, i più giovani, le promesse, ma sono già affermati, e i miti. E ascoltando i miti, questo che non è stato un intervento, quello del professor Grassamore, è stata una lezione magistrale che egli ci ha fatto, di cui lo ringraziamo, ci ha portato all'alba della letteratura nostra. Perché è così? Perché ci ha citato Omero e siamo partiti da lì. E quindi, cedendo il nostro testimone dal mito a noi, ai nostri ragazzi che sono qui, lo facciamo attraverso questa idea che ci aiuta a vivere, che ci aiuta a tramandare qualcosa che è la nostra identità, perché noi, che lo vogliamo o no, siamo figli del nostro passato, anche se lo volessimo ignorare, e sappiamo che non è così. Perché chiudo, e mi permetto anch'io da incompetente però di farlo, perché c'è sempre una frase che mi ha colpito di Pessoa, che è: la letteratura, come tutta l'arte e come tutta la musica, è la confessione che la vita da sola non basta. Per questo noi il testimone lo stiamo dando agli altri. Auguri e buon lavoro.